E benvenuti su Abels, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune e questa è la settima live su Gran Turismo. Buon pomeriggio a tutti i ragazzi che sono venuti al cospetto del signor Lune per seguire questa nuova live. E quindi salutiamo subito Mirko, Marco, Francesco. E basta. No, aspetta, che come basta? Sì, e basta. E Marco. Due Marco. Così. Molto bene. Marco l'avevo già letto. Partiamo Arzilli, agile scattanti. Scusate per il poco preavviso con cui vi ho fatto sapere della live. Ho avuto dei cambi di orario dell'ultimo secondo al lavoro e quindi, non potendola fare martedì, ho deciso di anticiparla oggi. Dopo la live vedrò di far uscire anche l'episodio di Evoland, che ancora non ho finito di preparare, ma comunque è lì pronto per essere espulso. Buon pomeriggio anche a te, guardiano. E io direi, visto che siete già ben 6, potremmo anche partire. Allora, facciamo prima di tutto la pubblicità ai nostri amici su Facebook, sempre e comunque. Allora, è incredibile come io riesca a dimenticarmene tutte le volte. Come... Oh, ecco qua. Buon pomeriggio, Mattia! Su Facebook? Ah, accidenti. Mi è partita, ecco, facciamo autoerotismo col cellulare, non va assolutamente bene. Allora, non... oggi ho messo un po' di musica tratta da Gran Turismo 2, giusto per entrare nel mood, perché pianino pianino ci stiamo avvicinando a un buon livello qui su Gran Turismo 1, attenzione. Quindi ho detto, partiamo, no? A ricordare anche le sigle dei modelli successivi, dei capitoli successivi. Allora, tanto vedo che state mangiando, state bivaccando, si è creato un piccolo... una piccola mangiatoia al cospetto del Signore, che bella cosa, molto evocativa. Allora, Ale, fatto, abbiamo notiziato gli amici su Facebook e io direi che, senza perderci in chiacchiere, possiamo anche partire. Allora, riprendiamo il nostro emulatore. Allora, eccoci qua. Vediamo se i livelli audio sono giusti. Direi di sì. Perfetto. Allora, grazie a questa live mi è tornata una voglia matta di GT, solo che non tocco la serie da 15 anni. Quale gioco sarebbe ideale? Sì, anche secondo me il 4 per iniziare è il top. L'1 solamente se vuole diventare matto con le patenti, perché è bellissimo, però quelle cavolo di patenti sono tremende. Ma veniamo noi. Allora, eravamo rimasti alla fine della scorsa live con una impresa del 95, tanti crediti e
la necessità di scegliere come spendere i soldi. Allora, qui abbiamo fatto tutti e tre i campionati che potevamo fare con le patenti attualmente in possesso e dovevamo andare avanti qua. Allora, qui abbiamo fatto trazione anteriore, posteriore, integrale, leggera. Ci mancano le gare tra paesi e poi abbiamo mega speed e vettura normale. Io andrei di mega speed. Sono tre gare, vediamo su che cosa vertono. High speed, test course, la madonna, qua si viaggia forte ragazzi. E l'high speed girata al contrario, giusto, perché avevamo finito le piste veloci. Allora, andiamo a vedere rapidamente cosa è rimasto da fare alla nostra macchina per potenziarla, diciamo. Allora, la marmitta avevamo già vista ed è fatta. Il motore, erano rimaste solamente le cose che costavano un sacco e non andavano a potenziare. Eh beh, certo, è solo merito di Mirko. E quindi gli daremo dei soldi, non so, faremo delle coppe ad hoc o qualcosa del genere. Ah, ci inventeremo qualcosa. Se c'è la GTO, sì, sono cavoli amari. Quindi sarà bene che la macchina sia pompata a bestia. E direi che abbiamo tutto. Cioè, potremmo prendere... No, i pneumatici da corsa li avevamo presi, vero? Sì. Però possiamo alleggerire la macchina, quello sì. Quello lo possiamo assolutamente fare. Non è vero, l'avevamo fatto anche quello, perfetto. Rimarrebbe solamente da fare le modifiche da gara, ma più che altro per aggiungere l'aerodinamica. Onestamente lascerei perdere adesso. Vediamo cosa state dicendo. Eh beh sì, ma poi quella originale, non la replica della GT40, se uno le cose le fa bene o non le fa. Allora, potremmo buttare via $16,000, cioè 16 dollaroni per potenziare di pochi cavalli, oppure la lasciamo così. Voi cosa dite? Ciao, non ho molta idea, benvenuto e ben arrivato. La Mazda Demio... Ma sicuramente poi Marco faremo anche quelle. Volevo puntare a questa qua giusto per cavarcela. Tanto poi alla fine gira gira, prima di prenderla internazionale dobbiamo farle tutte le A. Potenzio? Adesso sento anche gli altri che cosa dicono. Mi sembra un po' una spesa eccessiva per 7 cavalli, però... E vabbè, niente, spendiamo e sperperiamo. Ale! Tanto poi alla fine, se tutto va bene, dovremmo... Ma l'avevo fatta l'equilibratura? No, la smerigliatura. Mancava solamente l'equilibratura motore. E il resto ce l'abbiamo tutto. Messa a punto motore ispirato non c'è e aumento di cilindrata non c'è. La trasmissione l'avevamo fatta completamente. Esatto. Ah, allora, questo l'avevamo preso e questo l'avevamo preso. Perfetto. Quindi niente, partiamo subito per fare la mega speed e poi prendiamo a fare le gare tra nazioni. Qui dovremmo gestire bene il cambio perché chiaramente sono gare che puntano sulla velocità, l'accelerazione ci interessa al giusto e avremo da fare un po' di test. No, sicuramente 504 cavalli non sono pochi, però dobbiamo vedere come...
come reagirà la macchina, tutte queste cose qui. Tipo l'altezza della vettura si potrebbe anche abbassare, però per il momento direi che potremmo lasciarla così. E lavoriamo solamente sul cambio. Allora, abbiamo detto che la lunghezza delle marce l'avevamo fatta nello scorso episodio, ci stava. Potremmo allungarle. Allora, le possiamo allungare e diciamo che la finale la facciamo arrivare a 185 per iniziare. Ale. E vediamo che punte riusciamo a ottenere. Dopo, in base a questo, gestiamo. Ok, perdiamo molta velocità in curva, però adesso vediamo nel rettilineo cosa viene fuori, perché poi alla fine l'unico punto veramente veloce è questo. Io vi direi che quasi quasi andiamo ad accorciare un po' la prima, perché così effettivamente è un po' troppo lunga, rischiamo che non succeda mai, ma se dovessimo per nostra sventura ritrovarci a dover ripartire, non ripartiamo più, perché non ha ripresa sta macchina in prima. Quindi, box. Ah, io uso sempre il cambio manuale, Gianma. Non mi piace utilizzare l'automatico. Ah, è vero, la classifica. C'è la GTO, molto bene. Molto bene. Allora, impostazioni, setup, rapporti del cambio. Allora, dobbiamo lavorare sulla prima, che così è troppo tipo, potremmo fare così, e la finale la portiamo leggermente, facciamo così. Salire un po', facciamo 3760. Questa però dovrebbe salire e invece non sale. La rimettiamo come l'avevo messa prima. Era 4070, mi pare. Una roba del genere. Proviamo. Oddio.
Ok, l'ho presa molto male questa, però. Dobbiamo solamente vedere a quanto arriviamo in rettilineo. Vediamo. E sembra che andiamo sempre alla stessa velocità. Boh. Va bene. Miglior tempo era 0,58 comunque, quindi prima siamo andati più forti. Adesso abbiamo fatto anche una partenza del cavolo, però. E infatti. Allora. Ah, lì, ritorniamo ai box. C'è questa prima che io non riesco a configurarla. All'inizio è successo che siamo partiti senza il countdown e quindi siamo partiti da zero. Partendo da zero c'è il turbo lag, perché il turbo parte verso i 3000 giri, tipo una roba del genere, e quindi abbiamo dovuto carburare, perché avendo la marcia molto lunga non prendeva mai. Una volta che poi siamo arrivati intorno ai 3000 giri, quella è schizzata. Però non riesco a configurarlo. Non... Proviamo ad accorciarlo, perché... Però mi sembrava di averla accorciata giusta così come era prima, invece no. Quindi facciamo così e vediamo cosa viene fuori. Facciamo 3070 al posto di 4000. O 3570. Vediamo così cosa viene fuori, se va meglio o peggio. Perché non... E allunghiamo la finale a 190. Tiè. Però qui c'è qualcosa che va sistemato, perché questo dovrebbe stare più in giù. Deve comunque creare un arco. Facciamo 4040. 4.592, 4.009, 5.000. Ok, proviamola così. So che è una palla questa parte qui, però è necessaria per riuscire. E infatti. Ok. Vediamo. Sì, dai, diciamo che possiamo farcela andare bene. Adesso vediamo se stiamo sotto i 0,52.
Dopo, ecco, magari nella prossima allora sarà da allungare ancora di più le marce, perché dopo è un ovale e magari andiamo anche a rivedere un attimo le sospensioni per evitare che si vada a imbarcare in curva. La riproviamo giusto per... Ok, sto guidando un pochino più pulito. Siamo lì. Proviamo a fare le qualifiche, vediamo come va. Dai, vai su, bestia! Ma che Cristo! Ok, no, devo aver fatto casino col cambio, devo capire... Allora, andava bene, paradossalmente andava bene prima, quando avevo la prima con i valori alti. Vabbè, dopo la correggiamo. Adesso ormai la qualifica ce la facciamo così e dopo la riporto a 4070, oppure a sto punto la metto al massimo. Probabilmente saremo ultimi, con un minuto... Molto bene. Ci avremo un po' da lavorarci su a questa macchina, eh? Allora... Impostazioni vettura, setup... Rapporti del cambio, la prima la rimettiamo al massimo. Nah! Ok, così è, più di così non possiamo andare. Poi, questa la dobbiamo tirare su. Tipo 3.700 può andare. Questa la portiamo un po' più in su, almeno a 4.000 giri. Questa la portiamo giù a 4.500. E la quinta la portiamo giù a 4.900. Andiamo a stringere un pochino, ecco, tipo così, e dovremmo esserci. Facciamo un test, perché dobbiamo provarlo adesso la macchina per forza. Ce lo auguriamo, Mad Max, ce lo auguriamo. Beh, è tutto un altro viaggiare adesso. Allora, avevo sbagliato il setup. Adesso forse ho capito come funziona.
Però devo fare un po' meno cazzate, perché se no un cavolo tutt'uno che faccio la macchina con il cambio perfetto. E vabbè. E allora. Allora, forse la quinta dovrebbe partire un po' più in su di giri per prendere più coppia. Ho questa impressione. Quarta e quinta. Sì, perché vado più piano così. Perdo un po' di accelerazione. Allora, impostazioni vettura, setup. Allora, la quarta da 4.500. Allora. Allora, portiamo questa a 3.860. Questa la portiamo già a 4.000. Questa la portiamo a 4.005 e questa 4.009. Cioè, deve venire un arco più o meno. Questa devo abbassarla per forza. Più o meno ci dovremmo essere. Facciamo un altro test. Lo so, questa è una palla, però purtroppo dobbiamo essere assolutamente competitivi. Ma no, cos'è che ho fumato oggi? Non ho fumato niente. È che andare a mettere mano al cambio non è cosa facile, ve lo posso assicurare. Ok, tanto poi alla fine è il secondo giro quello che ci interessa.
Diciamo che può andare, via. Ce la facciamo andare bene. Se magari. La scelta di non andare a mettere mano sulle sospensioni. Non è stata una cosa proprio genialissima, eh? Ah, in allungo mi asfaltano. E in allungo è esattamente dove dovrei essere più forte, quindi male male. No, decisamente no. Decisamente no. Dobbiamo studiarci il modo di... ma qualche cavallo in più... Noi siamo arrivati al massimo che potevamo ottenere con sta macchina. Allora, possiamo provare a lavorare sulla campanatura, ridurla per avere più trazione sulle ruote. Possiamo provare ad abbassare la macchina? Adesso proveremo a farlo, per forza. Perché sennò qua è un casino. E io proverei a sto punto anche ad accorciare i giri, perché è vero che così andiamo fuori giri. Però guadagniamo accelerazione, che magari ci torna utile per rimontare velocemente i nostri avversari. Allora, partiamo da qui. Allora, altezza vettura l'abbassiamo. Di molto. Non tocchiamo gli ammortizzatori, non tocchiamo gli stabilizzatori, ma lavoriamo sulla campanatura. E proviamo così. Freni non li abbiamo toccati. Proviamo a vedere come va così. E per quanto riguarda il cambio, lo accorciamo. Tipo così. Corsa di prova, cambio manuale. Ora, se riesco a guidare questa macchina con queste impostazioni, considerando che comunque sia... di curve ce ne sono ben poche, così arriviamo a toccare il 2,90.
Proviamo ad allungarla, visto che comunque questa è una gara molto veloce. E rimettiamo il cambio come era prima. Lavoriamo solo sul finale, senza andare a... No, addirittura potremmo anche provare a fare così. Ok, così tocchiamo i 306. Il 306 è un bel viaggiare. Vogliamo provarla così? E vediamo cosa salta fuori. Vai su, ok. Allora, possiamo provare ad allungarla ancora. Il dubbio che mi viene è che dopo non perdiamo l'accelerazione che ci permette di guadagnare i primi metri. Che prima avevamo le marce molto lunghe e ci hanno dato merda. Adesso per forza di cose le marce devono esserlo lunghe, perché se no non rimarremo indietro poi una volta raggiunto il gruppo di testa, però... Se esageriamo, cioè, me lo ricordo bene questa serie di gare come un chiodo nel culo, perché bisognava mettere mano al cambio mille volte per ottenere l'impostazione giusta. Ora abbiamo fatto 1.11. Vediamo, perché... Dio buono. Non è facile, Non è assolutamente facile, addirittura 9 secondi. Ah, non so come... Non so come fare, vi dico la verità. Allora, sicuramente la macchina non può restare così, e fin lì ci siamo. Ritorniamo di nuovo sul cambio, tanto... a 6.600 raggiungiamo il picco massimo di potenza, e va bene. Proviamo ad allungare di nuovo il finale. Portiamo a 200.
Proviamo una cosa di questo tipo. Allora, corsa di prova, cambio manuale. Vediamo la velocità massima che raggiungiamo, qual è? Prima era 306. Adesso era 315. Però non andrei ad allungarlo ulteriormente, anche perché avete visto che l'accelerazione è peggiorata un sacco. Tre e 16. Dovrei stare un minuto, infatti. Il problema è quello. Solo che non ci stiamo un minuto. E non so più cosa inventarmi. Forse a sto punto questo qui è il limite che abbiamo raggiunto con questa macchina. Però ci tocca provarla. Perché non so più veramente come inventarmi. Abbiamo visto che ci giriamo intorno, ma... Vedete come loro partono meglio poi. Ma poi noi è chiaro, possiamo sfruttare la scia, ma fino a una certa, perché... Cosa è successo? Non è facile nemmeno stargli a culo, ve lo posso assicurare. Perché comunque la macchina a queste velocità... sballata un sacco. E il gruppo di testa non lo raggiungiamo, il massimo che siamo riusciti a ottenere è il terzo posto. Avrei potuto raggiungerlo, però ovviamente potevo mai non andare a sbattere contro l'NSX. Adi, proviamo a prendere la Chaser. No, non c'è un limite di cavalli.
Ah, accidenti. Scusate, un attimo solo. Ok. Così è un pianto. Adesso vabbè, facciamo anche l'ultima e poi vediamo sta benedetta Caesar. Allora, impostazioni vettura, setup. Cambio, a sto punto dobbiamo riaccorciarlo un'altra volta perché siamo che Cristo. Anche meno. Beh, non così tanto. Ale. Io andrei direttamente a qualifiche, tanto abbiamo visto che il limite l'abbiamo raggiunto. Cioè, esisterebbe forse anche un barbatrucco da poter fare, però non è facile, ovvero facciamo 4 marce da ripresa, quindi 1, 2, 3, 4 così di cattiveria, e la quinta la rendiamo lunghissima, da usare solamente quando andiamo in scia alle macchine per sorpassarle. Oltre a questo non mi viene in mente niente, però è una tecnica difficilissima perché tocca prendere bene i tempi di quando passare da una marcia all'altra per non ritrovarsi strozzati da una quarta troppo corta o rallentati da una quinta troppo lunga. Allora, le consiglio di usare la Caesar per comprare una nuova macchina. Se dovessi acquistare una macchina, le consiglio alla Nissan di partenza. Adesso arriva a 40 cavalli di poco. Attenzione! Cos'è successo? Siamo diventati competitivi tutti in una volta? Fermi tutti! Se abbiamo trovato l'impostazione, usiamo questa tutta la vita. Vediamo, eh? Belli da GTO. Ah, ho sbagliato.
ci sono arrivato perché la... mi è morta la, la cosa. Però un terzo posto. Però è un terzo posto. Non voglio vedere il replay. Allora, la vogliamo riprovare allungando la quinta? Beh, la Chaser possiamo comunque andarla a vedere. Se è vero che arriva a tutti quei cavalli. Però, a parte che non abbiamo tutti questi soldi da poter... Secondo me con la Cesare può vincere la prima o la terza. Magari farà comunque fatica nel test course. Allora, ci possiamo provare. Ah, vediamo la Chaser come è come è messa. Chaser è della Toyota? Sì. Adesso mi viene il dubbio. Sì, infatti è una Toyota. Non so per quale motivo avessi questi dubbi. Il signor Lune non può avere dubbi su queste cose. Allora, motore. E non c'è. 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 Trasmissione. E non c'è. È tutta al massimo, è tutta cappata sta macchina. Sarebbe stata una figata se si, se si fosse potuto turbare ulteriormente. Queste ce le ha tutte. Questa ce l'ha. Vediamo l'alleggerimento. Ce l'ha. Modifica da gara chiaramente le ha già su. Pneumatici. Ah, quelli da corsa morbidi morbidi ce li ha già. Perfetto, quindi a sto punto proviamola così. Va bene, vai alla corsa, evento speciale, mega speed, ingresso. Chiaramente dovremo rifare di nuovo tutte le madonne per trovare la velocità giusta, però adesso vediamo, insomma. Allora, visto che questa ci avrà anche la deportanza, sarà anche da impostare. Allora, altezza vettura, se è sto cazzo. Macchina deve essere rasente terra. Per ora la rigidità la teniamo così. Gli ammortizzatori li, li arrigidiamo un po' perché abbiamo abbassato la macchina e al tempo stesso freni la rendiamo un po' meno potente di dietro per scrupolo. Campanatura la abbassiamo. Cambio lo vediamo alla fine. Aderenza la riduciamo ai minimi termini perché ci rallenterebbe e basta, e noi non vogliamo essere assolutamente rallentati. Turbo. Allora, qui arriva a 7800 giri, quindi il cambio dovrà essere per forza di cose un po' tirato su. Cos'è sta roba? Proviamola così. Madonna la cattiveria.
Mi sembra che viaggi la ragazza, eh? Non curva un cazzo, ma d'altronde ci sta perché gli abbiamo limitato un sacco. Dovremmo rivedere un attimo. Ok, dobbiamo rivedere un attimo un po' di cose, perché così è troppo sottosterzante. Allora, setup, flessibilità. Allora, l'alziamo un pochino di dietro. Tipo così. Poi, la flessibilità. Allora, per renderla più sovrasterzante dobbiamo abbassare quella anteriore o irrigidire quella posteriore. Io direi che potremmo fare così e vediamo come viene. Anzi no, alziamo anche un po' quella, ecco, così forse ce l'abbiamo un po' più. E stabilizzatori li teniamo così, l'altezza la teniamo così. Anzi, facciamo 120 di dietro. Campanatura riproviamo a rimettere a 2. E magari diminuisco quella posteriore. Facciamo così. E per il momento non tocchiamo l'aderenza, perché l'aderenza è l'ultima cosa che voglio toccare. Già va un po' meglio, mi pare. Migliorabile sicuramente. Decisamente migliorabile. Per quanto mi voglio ostinare, un po' di deportanza all'anteriore gliela devo mettere per forza. Sì. Per forza un po' di deportanza ci vuole. Se no non... Allora, aderenza. E la frenata la vado ad abbassare un po' perché così è troppo. Proviamola di nuovo. Molto meglio. Non che avessi grossi dubbi in realtà. Comunque, forse la devo ammorbidire un po'. Devo lavorare ancora un pochino sulle sospensioni, per forza. Allora, impostazioni, setup. Allora, ammortizzatori proviamo ad ammorbidirli di nuovo. L'altezza la proviamo ad aumentare.
flessibilità. Boh. Mi sembra troppo così. Facciamo così. L'ultima prova, eh? Promesso. Dopo facciamo la qualifica. No, non sterza. Sta macchina non sterza. Io non so come fare. Io non so veramente come fare. Allora. Allora, metta metà davanti e metà dietro della deportanza. Allora, va bene. Così sarebbe la metà, o metà... Allora, la metà sarebbe 0,96, quindi 6,50 più o meno. Non so in base a cosa, da 96, vabbè. Tipo così sarebbe a farla. Beh. Più o meno. Accorciamo la sesta. Fatto. No, in realtà no, non l'ho accorciata, l'ho solamente fatta partire da giri più. Siamo 2,55. E la proviamo così, eh? Non, andiamo di qualifiche dirette, perché mi fido del cuore delle carte. E poi perché oggettivamente non possiamo andare avanti così tutta la... Ciao Luca!
È peggio di prima, è incredibile. Cioè, vibra come la lavatrice quando attiva la centrifuga. Però il tempo l'abbiamo fatto migliore. Siamo lì. Dobbiamo sistemare meglio questa cosa delle sospensioni, perché poi alla fine sono quelle. Allora, non è che magari mi sbaglio ed è il contrario. La flessibilità deve non essere più rigida davanti e più morbida dietro per aumentare il sovrasterzo. Adesso mi viene il dubbio. Proviamo a fare così. Il resto dovrebbe andare bene. Mi sembra quantomeno che balli un po' di meno. Però è sottosterzante, tremendamente sottosterzante. Cosa che dice? Allora, va meglio, è molto sottosterzante, quantomeno quando freno non va in che Dio. Proviamola così e poi valutiamo, però c'è tanto da lavorarci su questa macchina, non sono convinto. Merda, come vanno?
Però ce la possiamo fare stavolta. Allora, si accorciava ancora di più il cambio, avevamo quindi più accelerazione, potevo farcela. Quindi va bene. Non voglio vedere il replay. È alla nostra portata stavolta. Allora, sezione successiva. Io lascerei la cosa come adesso, perché comunque sì, abbiamo un sacco. Facciamo una corsa di prova giusto per il cambio, perché abbiamo visto che adesso comunque sì, abbiamo un ovale molto, molto semplice, quindi il sottosterzo ci dice fino a una certa. Vediamo invece di sfruttare tutto il cambio, perché poi abbiamo visto che quando arriviamo a una certa velocità gli diamo merda come se non ci fossero domani. Lo possiamo accorciare. Lo possiamo decisamente accorciare. Allora, impostazioni vettura, setup. Rapporti cambio. Possiamo farlo così, secondo me. Sì, infatti anche la deportanza al minimo. E andiamo dritti di qualifiche. Adesso voglio vedere se ci prendono. Ci hanno preso. Cazzo. E cosa deve fare uno? Accorciamo ancora il cambio, allora. Proviamo ad accorciare ancora il cambio per avere più velocità massima. Cioè, più accelerazione. Che palle! Facciamo così. Ma sono solamente due giri. E la sesta ancora mi dà l'idea che non la stiamo sfruttando tutta quanta.
Ok, proviamo a fare di allungarla. E speriamo di... Cosa dice? La facciamo come prima? La portiamo a 250? 250 mi sembra un'esagerazione, però... Eh no, è anche vero quello. Perfetto, dai, proviamo così. Dai, figli della merda! Oh. Dai! Dai che ci stiamo avvicinando! Fuga! Sì! Mamma mia! Però gliel'abbiamo buttata al culo. Questo è il cardiopalma, eh. Porca troia. E siamo primi in questo momento. Ora, se non sbagliamo il settaggio dell'ultima gara, potremmo anche farcela. Ora è importante non sbagliare il settaggio, quindi impostazioni vettura, setup, ritorniamo con un'aderenza a noi, ecco, facciamo così 40-60, poco meno rispetto, poi accorciamo spaventosamente il cambio. E direi che potremmo fare anche 2.30, cioè proprio corto. Facciamo chiaramente un test di guida. Sì, no, ma infatti questa me la ricordo anche all'epoca, che l'avevo fatta con una auto da corsa e avevo avuto comunque un sacco di problemi.
Qua comunque non vorrei dire, ma con la Subaru andavo più forte. Nelle curve, vabbè che è trazione integrale, tutto quello che volete, ma... La possiamo accorciare ancora. La possiamo accorciare ancora, l'accorceremo ancora, la renderemo talmente corta che possiamo partire in quinta, cazzo. Proviamo così. Mamma mia, che fatica. Mi manca un po' la precisione di Gran Turismo su PlayStation 2, che c'ha l'analogico, no l'analogico, il tasto con la pressione variabile. A me sembra che vada bene, voi cosa ne dite? Provi ad aumentare un filo la deportanza, magari a meno sottostante nelle curve centrali della pista. Va bene. Allora, box. Impostazioni vettura, setup, solo quella anteriore però, o anche la posteriore. Facciamole tutte e due. Crepi l'avarizia. Ok, andiamo di qualificazioni. Sì, no, il DualShock 2 era spettacolare. È che è un casino trovarli. Mi è capitato... Ma tanto, se avete seguito tutti i video del canale, lo sapete. Per trovare quello che abbiamo usato in... aiuto. In... in Stuntman siamo diventati scemi. Cioè, non se ne trovava uno in giro, solo DualShock 1. Qui ho sbagliato i punti d'attacco. Mannaggia me!
Ma sono quelli originali o sono quelli tarocchi? Perché c'è da dire quello anche. Allora, se guidando di merda sono riuscito ad arrivare... Io allora a sto punto la tengo così la macchina. Mi basta guidare bene. Allora, io l'ho trovato in un mercatino. L'ho trovato in un mercatino, l'ho pagato sicuramente più del prezzo a cui l'avrei trovato in giro, però con la certezza che si trattasse di un controller originale. Alla fine avevo pagato 20 euro e in più mi è andata anche la memory card. Una cosa del genere. Non mi ricordo se ero Rimini Comics, probabile. Ti vengo a mangiare il culo, ti vengo a mangiare il culo! E ce l'abbiamo fatta. Deus gracias. Grazie mille per avermi consigliato di cambiare auto, perché avessimo dovuto fare con la Subaru, non so che cosa sarebbe successo. Veramente sarebbe stato un loop di corse identiche tra di loro. E adesso abbiamo anche dei soldi che ci serviranno per comprare una macchina per le gare britanniche o... Ma io sono curioso di vedere che macchina ci hanno dato. Allora, prima di tutto salviamo. Che quello direi, no? Sì. Poi direi, questa macchina la possiamo tenere anche per le gare che faremo contro le britanniche e contro le americane. E allora, l'impresa è una buona macchina, ma non in questo evento. Mettici modifiche. Racing. Ah! Sulla Subaru ti andrà meglio. Beh, però a quel punto prendiamo già il modello potenziato, facciamo prima. Allora, vediamo che macchina ci hanno dato. La Soar. Una macchina di cui non ce ne faremo assolutamente nulla, però la teniamo lì, che va bene. E... vediamo, diamo un'occhiata a quale sarà la prossima gara che andremo a fare. Perché a sto punto restano solamente... la normal. Sì, col cazzo. Che però non so se è una è per auto non modificate o se è per auto che non hanno modifiche da gara. Che nel caso ci potremmo andare con la Subaru.
Ma quello è normale. Cazzo, primo proprietario. Tech. E poi ci abbiamo quelle. Gli ashes. Ah, perfetto. Molto bene. Non sapevo di questa cosa che la sua R arriva fino a 900 cavalli. Adesso voglio vederla, è ovvio. Cioè, chiaro, non le compro, però... Toyota, vero? Perché non scrivono il nome delle... Ah, che cattivi! Allora, Toyota. Puttana! Ah, è vero. È ignorante sta macchina. Porca vacca. Vabbè, queste non le fa nessuno. È una macchina molto ignorante. Non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo davvero. Però... Ah, beh, vediamo una cosa. Ah, c'è anche la possibilità di... Figo. Beh, però adesso per il momento teniamo la nostra Chaser. E niente, direi che ci possiamo fermare qui. Siamo già alle 3:30, quindi un'oretta e mezza di live anche oggi ce la siamo pappata. E è stata una live impegnativa, però almeno abbiamo portato a casa il risultato, che è quello che conta. Io direi che adesso possiamo ritornare alla nostra copertina. Eccoci qua. E niente, che altro dire. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a commentare, iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Fare tanto l'amore. A ricordare che Demiurgo è la parola che sale dal mondo. A diffidare dalle Silvia, soprattutto bionde, messicane con gli occhi azzurri, che potrebbero essere le vostre vicine di casa. A fare tanto, ma tanto l'amore, che col caldino sembra di giocare a calcio saponato. Seguire altre serie, prima fra tutte... Gli Ashes, tra me e il dottore, a Flat Out, nei minigiochi. E qualsiasi sia la vostra scelta... beh, certo, la Silvia mi saluta sempre. Anche io la saluto, con la mano. ricordatevi di farla su Obelix, il miglior canale sul tubo italiano. Ciao ragazzi, alla prossima!